lei dice, perché mi candida alla regione? Per amore alla mia terra, perché credo che noi abbiamo una terra che è la Calabria, che è stata negli anni della Magna Grecia, quando a Milano c'erano le pecore e i buoi, come anche a Roma, e più di 2000 anni fa, più di 2500 anni fa, qua c'era la New York del mondo, che si chiamava Magna Grecia. Qui avevamo, a pochi chilometri, qua avevamo Locri, avevamo le più grandi città della Magna Grecia, che spesso addirittura erano superiori a quelle della terra d'origine, della Grecia stessa, no? La Magna Grecia era la patria di Zaleuco. La patria di Zaleuco è a Crotone, i pitagorici, Pitagora insegnava, diciamo, la matematica e la fisica, oltre che la filosofia, a tutto il mondo. Il teorema di Pitagora è nato qui. Senta Tanzi, io l'ho lasciata parlare 25 certo. minuti. Certo. Però perché ha spiegato bene i motivi della sua candidatura ed è credo tutto quello che le ha detto condivisibile. Ora le farò qualche domanda, certo, tra virgolette un po' scomoda. Assolutamente. Intanto il presidente Oliverio ha avuto grande fiducia in lei. Sì. Ecco, perché non è intervenuto secondo lei al momento in cui qualcuno ha tentato di farla fuori? Non credo che lei si riferisse ad Oliverio, che tentava di farla fuori, no? Guardi, io non so come sono andate le cose, so sicuramente che mi ha fatto fuori un sistema, ha pianificato un sistema formato, è stato pianificato a tavolino, studiato scientificamente dalla burocrazia, studiato dai politici di destra, di sinistra e di centro. Trasversale. Trasversale, perché la protezione civile gestiva prima interessi di 40-50 milioni di euro con metodi clientelari. C'erano però il Presidente società, ha avuto fiducia in lei, le ha dato potere. Ha avuto fiducia in me. Andiamo alla sua legittima domanda. Quindi la burocrazia, la politica, Oliverio. Oliverio, guardi, a me non piace parlare di inchieste giudiziarie, poi questo deciderà la procura. Glielo ho detto al Presidente, quello che sto dicendo ora gliel'ho detto a San Luca, quando lui è venuto prima dell'elezione a San Luca, dove mi sono impegnato anche per altri motivi di cui magari possiamo parlare con dopo, Klaus, però, con Klaus Davi. Però l'aspetto più importante è che il Presidente Oliverio, abbiamo sentito dalle intercettazioni, uno spaccato della Regione Calabria. Il Presidente Oliverio era circondato da un sistema, diciamo, politico-affettivo, diciamo, ecco così, abbiamo visto cosa era la Regione Calabria. Il Presidente Oliverio che alla provincia di Cosenza, la provincia di Cosenza ha vinto l'Oscar dalla Bocconi di Milano due volte per la pubblica amministrazione, cioè la migliore provincia d'Italia nell'amministrazione. Io ho lavorato con il Presidente Oliverio dal 2008. Quando Oliverio era presidente? Quando Oliverio era presidente della provincia e probabilmente quando soprattutto Oliverio… Ma è stato uno dei migliori amministratori, questo è stato uno dei migliori. Questo in regione è andato… No, perché Oliverio alla provincia aveva le mani libere, perché se si deve amministrare una regione e cambiare veramente la Calabria come è stato fatto… Per esempio per la protezione civile, tutti dicono, per la verità io ho rivoltato la protezione civile con un calzino, che dovevo fare? Più mi hanno fatto di tutto. E allora, si doveva avere più coraggio, il Presidente doveva avere più coraggio e soprattutto il Presidente ha avuto i vincoli, ha avuto le catene sia politiche, ma anche le catene emotive, diciamo, no? Le catene amorose, diciamo, che sono state quelle non che erano a suo favore. Non erano a suo favore, e in questo contesto abbiamo capito come il contesto, diciamo, l'andazzo in regione. C'era il Presidente Oliverio e c'erano intorno persone che facevano i loro interessi, e poi c'erano i cosiddetti yes men che stavano attorno al Presidente, che davano alla corte il cerchio magico del Presidente. Questa era la Regione Calabria. Senta, e quindi poiché per andare subito le rispondo, perché a me non piace eludere le domande. Allora, le è mai capitato di innamorarsi di una donna, intendo, diciamo, in senso metaforico, e poi le è mai capitato di sentirsi un po' deluso da una donna nel corso della vita? Ecco, io ho vissuto sinceramente la stessa sensazione. Io mi sono sentito un po' tradito, perché avrei voluto
nel momento di, insomma, di bisogno, avrei avuto la vicinanza delle persone. Tant'è vero che poi ho capito, perché poi giocano poi sui fatti, no? Ho detto, vabbè, ho capito che qua è tutto una situazione di ingovernabilità nella regione Calabria, e addirittura in una prima istanza avevo ritirato la mia candidatura in un momento di impulso, quando all'alta selezione, che avevo partecipato alla selezione. Poi dopodiché hanno prorogato quel bando perché il Presidente ha avuto dei problemi giudiziari, e quando è stato ripresentato il bando io mi sono un po' sbollito i miei diciamo, e ho ripresentato la candidatura, perché veramente mi dispiaceva vedere un'opera lasciare a metà quel lavoro, esatto, fatto veramente. Anche perché poi nel frattempo ci sono state delle emergenze, tipo con i soldi che poi quando c'erano i soldi arrivavano immediatamente, no? Perché la burocrazia era praticamente nulla, la burocrazia malata, no? C'era la burocrazia buona, ecco, purtroppo poi è tornato un po' un vecchio sistema, sì, ho capito che non c'erano più presupposti, e quindi in primo tempo avevo ritirato, poi l'ho ripresentata, però quando non c'erano i presupposti, quando ho avuto la delusione, però poi ho detto, perché devo lasciare tutto questo nelle mani ancora di queste persone, e allora mi sono ricandidato. Invece, e poi nel frattempo che è successo?